Ed eccoci qui ufficialmente live, benvenuti in questo nuovo appuntamento Caffè con Matteo, una live, un contenuto informale dove parliamo un po' di mindset, cerco di rispondere alle vostre domande, cerco di darvi supporto, soprattutto per le persone che seguono i miei temi, il marketing digitale, social media manager, come lanciare la propria attività online, digitalizzare il proprio business, lavorare nel mondo dell'e-commerce e insomma farsi strada, prendersi una rivincita professionale attraverso il mondo del web, attraverso le possibilità che ci offre oggi il digitale. Facciamo un breve giro di saluti, siamo live su Facebook e YouTube anche in contemporanea. Tra l'altro, mi raccomando, quando seguite le live e se siete interessati a seguire i miei contenuti, iscrivetevi al canale su YouTube e su Facebook, mi raccomando, mettete mostra per primi, in modo da non perdere mai nulla e ricevere le notifiche. Anche su YouTube, attivate le notifiche in modo da non perdere mai questi appuntamenti insieme. Io ragazzi vi aspetto, intanto mi sono fatto un caffettino, so che la gente mi prende in giro perché io ho sempre le tazze improponibili, infatti oggi ho la tazza di Dino che l'ho proposta in realtà per la prima volta qualche giorno fa ed è stata apprezzata, allora l'ho riportata con me in diretta. Comunque dicevo, è un format molto tranquillo dove potete farvi un caffè, possiamo parlare, possiamo conoscerci meglio. Rispetto alle mie masterclass che sono invece contenuti un po' più tecnici, queste sono live molto tranquille, quindi immaginatevi di essere qua con un amico che insomma, vi racconta, condivide, sono spazi che ci prendiamo un po' per interagire perché secondo me il bello del web e di questi strumenti come le dirette è proprio conoscersi, sentirsi e insomma cercare anche di dare una mano. Quindi sentitevi liberi di fare domande, chiedere quello che volete anche sui temi che andremo a trattare. Un grande abbraccio a Chiara, dai, commentate ragazzi, non siate timidi, la timidezza non paga, ricordatevelo, non dà risultati essere timidi o nascondersi. Quindi dai, commentate, commentate, commentate. Un saluto anche a Nicola. A te piace la tazza? Hai visto la tazza di Dino? L'ho presa ai Warner Bros. Studio. È bellissimo i Warner Bros. Qua ad Abu Dhabi. Comunque, partiamo dall'argomento di oggi. Vi voglio un po' parlare di mindset, soprattutto di mindset da imprenditore digitale, che è il motivo per cui tante persone mi seguono. Mi sono accorto che il mindset è uno degli argomenti più seguiti, anche più che generano più interesse. Il mindset quanto è importante? Beh, secondo me è il 50%. Ne parlo spesso, il mindset, cioè il modo di pensare, determina poi la tua vita, determina quello che tu crei, quello che tu ottieni, determina anche il fatto che le persone sceglieranno te piuttosto che qualcun altro se vendi un prodotto. Il mindset è fondamentale. Ora, non si può avere successo solo con il mindset, perché altrimenti, e ti farò anche alcuni esempi di questo, altrimenti persone che sono molto forti mentalmente, poi avrebbero un sacco di successo anche nella vita, nel business, negli affari. Se mi segui, probabilmente ti interessa sì avere un mindset forte, ma anche poi avere risultati pratici nella vita. Allora, qualche giorno fa parlavo con alcuni dei miei studenti ed è uscito un po' questo argomento, cioè quello del mindset, quanto è importante per diventare professionisti del digitale. E c'era qualcuno tra i miei studenti che mi diceva: ma io penso già di avere un mindset forte, perché, non so, ho superato sfide difficili, c'è chi mi ha detto sono un istruttore di arti marziali, quindi ho sviluppato una certa concentrazione, mindset. È chiaro che chi fa kung fu, chi fa arti marziali, sviluppa un mindset molto molto forte. E poi ci sono persone che sono molto forti nello sport, quindi è chiaro che uno sportivo ha un mindset fortissimo. Non a caso, molti imprenditori di successo sono spesso ex sportivi. Perché questo? Perché se tu hai la mentalità di alzarti ogni giorno, correre 20 km o farti 200 vasche e farlo ogni giorno, seguire una dieta, magari uscire a cena e dire no, oggi non bevo alcolici, oggi cerco di stare un po' più tranquillo, seguo la dieta, quindi devi avere una mentalità fortissima per riuscire poi ad avere risultati nel tuo sport. Ecco che il mindset però non è sufficiente, poi, o meglio, non è detto che sia sufficiente poi quando ti metti a fare business, ok? È chiaro che è più avvantaggiato un ex atleta, è più avvantaggiato, ad esempio abbiamo visto anche molti ex militari che poi si mettono a fare business, hanno risultati incredibili perché hanno già praticato da militari quella che è la disciplina, sanno assumersi le loro responsabilità, quindi è chiaro che se tu hai già fatto un percorso che ti forma, hai le spalle grandi in questo senso, sei avvantaggiato. Tuttavia, quello su cui voglio aprire gli occhi oggi è che ci sono varie sfaccettature del mindset, ci sono proprio varie sfumature. Quindi facciamo un esempio, fatemi sapere anche nei commenti chi di voi è chiuso in casa da un po' di tempo, fatemelo sapere, chi di voi veramente vive in casa. Perché
Poi so che c'è qualcuno che cerca sempre di uscire anche in zona rossa, insomma, ci sono vari magheggi, però fatemi sapere nei commenti, sono curioso, chi realmente sta vivendo tanto tanto in casa? Fatemelo sapere. Ecco, chi di voi sta facendo questo ha sviluppato un mindset fortissimo, cioè non avete idea di quanta gente sta uscendo fuori di testa, ragazzi, ma completamente fuori di testa. Io ho visto aumentare i divorzi, ho visto aumentare come si dice, anche i delitti in famiglia, gli abusi sulle donne, la violenza. Perché questo? Perché la gente va fuori di testa. E non è facile la situazione, il momento storico che stiamo vivendo. Andrebbe fuori di testa chiunque. Perché soprattutto chi magari ha una casa piccola o vive in città ed è abituato comunque a vivere al di fuori di casa, andare in giro, andare fuori, è chiaro che essere bloccato dentro le mura di casa per mesi, ormai da un anno praticamente, non è facile, non è da tutti. Quindi chi sta tenendo botta ha sviluppato un mindset fortissimo da questo punto di vista. Ma che cosa hai sviluppato? Andiamo a vedere, hai sviluppato la pazienza, hai sviluppato altre capacità altamente monetizzabili come conoscere se stessi. Conoscere se stessi è una capacità altamente monetizzabile perché nessuno si ferma mai a pensare a cosa vuole. Tu probabilmente hai praticato, oltre che come si dice, la pazienza, hai praticato anche l'autosservazione, che è un'altra capacità che ti porta a conoscere te stesso e quindi poi ad avere anche più risultati là fuori. Quindi hai sviluppato un mindset disumano da questo punto di vista della tenuta psicologica. Ora, lascia che ti faccia questa domanda. Pensi che questo sia sufficiente poi per avere successo nel business? No, non è sufficiente. Quindi sì, hai un mindset fortissimo su questo, ma per avere successo nel business ci sono altre sfaccettature del mindset che devi sviluppare. Una di queste, per esempio, è l'autostima. L'autostima è fondamentale se vuoi avere successo. Quindi capisci, tu dici sì, ho un mindset forte, sì, ma su alcune cose hai il mindset forte, su altre magari no. Quindi puoi essere la persona che riesce a stare in casa un anno senza andare fuori di testa, complimenti, sei grande. Però se vuoi avere risultati poi nel business, ci sono altre sfaccettature. L'autostima, come dicevo, è fondamentale. Perché nessuno crede in se stesso, soprattutto quando si tratta di cambiare l'etichetta che ti hanno messo addosso. Perché se tu oggi sei un dipendente, fare il salto e diventare imprenditore di te stesso, diventare libero professionista, è un grande cambiamento, eh? Cambi proprio l'etichetta che ti hanno messo addosso, ma che anche tu ti sei messo addosso. Quindi è come se morisse una parte di te. Quello che devi comprendere quando fai il salto da dipendente a imprenditore, o comunque libero professionista è un imprenditore, devi comprendere che è come morire. Cioè tu muori. Muore tutta la tua vita precedente. Muore il fatto che sei accettato dalla società. Ora sta un po' migliorando, però fino a pochi mesi fa poter dire lavoro online sembrava non faccio un cavolo, capito? Era quasi sminuire, dire lavoro da casa fino a qualche mese fa era da sfigati. Pensavano che lavorassi, che ne so, nei call center o facessi roba che comunque dalla società non era vista bene. Poi non c'è niente di sbagliato per me a lavorare da casa per un call center, però era visto male il lavoro da casa. Quindi quando tu fai questo passo devi pensare che la versione precedente di te, che era quella dove eri accettato, perché? Perché lavoravi per un'azienda e la società ti insegna che devi studiare, lavorare in azienda, pagare i contributi, poi fare un mutuo e poi no, morire essenzialmente quello che ti insegnano da quando sei nato, che sto dicendo non c'è niente di sbagliato, ma erano altri tempi. Quelli dei nostri genitori o dei nostri nonni erano altri tempi. Per molto tempo mia mamma mi ha detto, ma perché non lavori in banca? Perché è considerato un lavoro rispettabile, ok? Per molte persone lavorare da dipendente, avere il proprio posto fisso, mettersi, capito, la giacca e andare con la 24 ore a lavoro in un ufficio, stare mezz'ora nel traffico per andare, mezz'ora nel traffico per tornare, è considerato rispettabile. Per me, anche se rispetto chi lo fa, o chi ha fatto questa scelta di vita, non è ciò che mi interessa a me, non l'ho mai visto come realmente qualcosa di rispettabile. Perché, scusami, dovrei stare ore nel traffico, no, dover prepararmi, eccetera, per andare a lavorare per qualcuno che poi magari mi tratta pure male? Perché è chiaro che se sei fortunato e lavori in un'azienda dove sei trattato bene, hai dei benefit e tutto, e puoi crescere, va benissimo. Ma purtroppo questo non accade quasi mai. Nella maggior parte dei casi dove tu lavori da dipendente, tranne le aziende illuminate o i titolari di impresa illuminati, è molto difficile star bene poi. Tuttavia è chiaro che in società sei accettato, perché se io avessi potuto dire, capito, alle amiche di mia nonna ho trovato lavoro in banca,
Cavolo, ma tuo nipote ha troppo successo, ha trovato lavoro in banca. Oppure faccio l'impiegato per una ditta. Pah, complimenti, si veste con la sua valigetta 24 ore, va a lavorare. Complimenti, hai un nipote di successo. Invece il Matteo, che lavora online, fa l'imprenditore digitale, lavora da casa, magari fa 50.000 euro al mese, ma sei visto comunque come uno sfigato. Cioè, quindi il problema è che poi all'inizio non li fai 50.000 euro al mese. Quindi capisci il punto che quando io ho iniziato, ti racconto la mia storia perché così la capisci, quando ho iniziato a mettermi in proprio, diciamo, a lavorare online, mi guardavano tutti un po' strano. Ma perché all'inizio quanto guadagni? 100 euro, 200 euro, 300 euro? Fai ridere obiettivamente. Ed è chiaro che paragonato al lavoro in azienda dove tu ti metti, no, la giacchetta o per le donne il vestitino, vai, tacchi e vai in azienda, è chiaro che sei uno sfigato se lavori da casa e fai 200 euro o 500 euro al mese. Capito? Sei visto male. Per questo che l'autostima è il primo trick, il primo, diciamo, blocco da superare quando vuoi fare questo passaggio. Cioè devi iniziare ad avere un'autostima più forte, devi iniziare a credere nelle tue potenzialità, devi iniziare anche a saper reggere, a farti i muscoli proprio per reggere l'onda d'urto che ti arriva da tutte le persone che non la vedono come te. Che però sta cambiando e sta migliorando in realtà la situazione. Perché adesso ti ripeto, dire lavoro online è rispettabile, è compreso quantomeno. Prima non lo era tanto, parliamoci chiaro. Quindi magari bastasse. Grande Matteo, grazie, sto facendo quello che stai dicendo. Ok, ottimo. Siete d'accordo con me? Il microfono fa rumore strisciando sulla camicia. Ottimo feedback. Ecco, io apprezzo questi feedback, ragazzi, siete supremi. E allora voilà, microfonino, facciamo così. Ma siamo in diretta? Certo che siamo in diretta. Siamo in diretta. Aspetta, però mi metto il microfono meglio, ragazzi. Così mi sentite bene. Grande Lucio che mi dà il feedback. Tra l'altro arriva il microfono nuovo, quindi miglioreremo sempre anche l'audio. Meglio adesso, penso, eh. È anche vicino a me. Solo che preferivo quando ho la giacca metterlo, come si dice, vicino a... Eccolo qua. Metterlo sulla giacca è più comodo quando hai la giacca perché ce l'hai qua e non ce l'hai davanti, però va bene. Quindi dicevo, questo qui è il primo step da superare, il credere in se stessi, l'autostima, soprattutto perché all'inizio non hai risultati, quindi ti voglio preparare su questo. Allora, quello che insegno ai miei studenti è anzitutto fare un cambio di immagine personale, perché i risultati magari non si materializzano subito, però se tu entri in quella vibrazione, ne parlavo anche nell'ultima diretta, se tu inizi a comportarti come se fosse già successo, la realtà inizia a modificarsi e ti garantisco che le occasioni iniziano ad arrivare. Allora, come raggiungi una migliore autostima? La raggiungi con il cambiamento di immagine personale e con, secondo step essenziale, la conoscenza, perché la conoscenza ti dà sicurezza e la sicurezza poi ti dà i risultati. Ti ripeto questa frase perché è chiave. La conoscenza ti dà sicurezza e la sicurezza ti dà i risultati. Molte persone, quando facciamo le analisi tecniche di alcuni dei nostri studenti o dei nostri imprenditori che ci seguono, mi dicono: ma Matteo, come fai in 20 secondi a capire il modello di business, a dargli le dritte e sembri così sicuro, tranquillo? Cioè, non vai mai nel panico, no? Non vado mai nel panico perché l'ho fatto così tante volte che la conoscenza ti dà sicurezza. Capito? Quindi è così che tu superi questo scoglio dell'autostima studiando, facendo pratica e cambiando la tua immagine personale. Significa, mettiti in testa questo, ma se io voglio diventare un imprenditore digitale, un social media manager e voglio essere il top nel mio settore, ti sto parlando del top, ok? Immaginiamo voglio lavorare nella nicchia, che ne so, e-commerce, abbigliamento per esempio, e voglio essere il top, l'SMM più ricercato di tutti, il migliore. Allora, se sei il migliore, non mi metti la foto su Facebook dove insulti Renzi o dove insulti Conte o dove scleri contro il governo, perché se tu sei un pro non ti permetti di fare questo. Ragazzi, a me viene spesso la tentazione di fare i post polemici perché comunque mi interesso di politica, però perché cerco di trattenermi o di farlo solamente poco? Perché mi rendo conto che a livello professionale non è poi così bello, comunque un professionista che si lamenta, e lo so che viene voglia di lamentarsi, io lo capisco benissimo, ma un professionista che si lamenta è comunque visto come un polemico. E i polemici non fanno molta strada nella vita, eh? Se guardate anche molti haters che fanno polemica, tutti quelli che fanno
giornalismo distruttivo o che fanno proprio i blogger cercando di insultare gli altri, insulto un po' questo, insulto un po' l'altro. Sì, puoi avere dei micro risultati, ma poi alla lunga le persone la percepiscono l'energia. E nella vita c'è chi crea e c'è chi distrugge. Chi crea sarà sempre più avanti degli altri, perché tu per distruggere qualcosa vuol dire che intanto qualcuno l'ha creato, capisci? E tu continui a macinare successo, a macinare risultati. È proprio un cambiamento di mindset. Allora, tu da oggi, se sei un social media manager pro, se sei un imprenditore digitale pro, inizi a pensare, ma se io sono il numero uno nel mio settore, o meglio, immaginati di essere il numero uno nel tuo settore, se ancora non lo sei, ma che cosa pubblica il numero uno? Cioè, che cosa scriverebbe su Facebook il numero uno? Come si comporterebbe? E inizi anche a cambiare il tuo modo di fare con le persone attorno a te, perché non ti prenderanno mai seriamente finché tu non ti prendi seriamente. Allora, il primo esercizio che io do all'interno di Accademia. Tra l'altro, ragazzi, unitevi all'Accademia SMM, sono gli ultimi giorni per unirsi. Il 25, lunedì, partiamo con la prima lezione. Ho lasciato anche il link in descrizione per l'Accademia. Unitevi perché è un percorso veramente straordinario. E dicevo, la prima cosa che insegniamo già dalla prima lezione ai nostri studenti è proprio il cambiamento di immagine personale. Cioè, vado a cambiare la mia foto su Facebook, vado a togliere lo sfondo, gli metto uno sfondo bianco, la faccio pro. Vado a rieditare magari vecchie foto e gli insegniamo come fare. Molto utile perché intanto tu dirai: ma cosa serve? Tanto sei uno sfigato come prima. Non è vero, perché intanto io mi inizio a vedere in modo diverso. Mi inizio a vedere in modo diverso. Cioè, quello che io pubblico lo vedo anch'io, capito? E poi un'altra cosa importante che nessuno vi dice è che molte più persone di quelle che credete stanno guardando i vostri social. Non esistono dei software così precisi per dirti quante persone visitano il tuo sito. O meglio, il sito sì, ma i social no. Quindi tu non sai mai esattamente quanta gente ti sta guardando, ma è molta di più di quello che credi, molto di più. Anche chi pubblica a zero like, un like, tu dici: oh, ma non mi segue nessuno, non hai idea di quanta gente ti guarda. Tu non hai idea di quanta gente ti sta guardando su Facebook o su YouTube o su quelli che sono i tuoi canali social e non te lo dice. E poi dal nulla se li becchi per strada, però ti raccontano, sanno tutto. Quindi cambia la tua immagine personale, inizia a proporti in modo diverso. Ci vorrà un po' di tempo, ma poi le persone ti iniziano a vedere in modo diverso, perché tu hai iniziato a vederti in modo diverso. Ok? Primo scoglio da superare: autostima, cambiamento di immagine personale, conoscenza. Chiaramente devi studiare. Più studi, più capisci. Un altro trick importante che dovete comprendere è che la conoscenza è esponenziale. È esponenziale. Questo non te lo insegni a scuola. Esponenziale cosa vuol dire? Vuol dire che tu più impari di una cosa e più rapidamente impari le cose successive. Quindi, non so, impari una lingua nuova, i primi 500.000 vocaboli sono i più difficili o le prime regole grammaticali. Dopo un po' ti sblocchi e vai fortissimo. Ed è così in ogni cosa. La conoscenza, l'acquisizione di conoscenza è esponenziale. Quindi, tu ti avvicini al digital marketing, all'inizio non capisci un tubo. Non capisci nulla. Magari ti devi guardare le lezioni in accademia, ti devi guardare le lezioni una volta, due volte, tre volte, non te lo nascondo, può succedere che magari non capisci tutto. Però ti succede una cosa molto interessante poco dopo, cioè quando inizi a capire le basi, le lezioni dopo vai velocissimo. E io ho visto all'interno di accademia, lezione 7, non ricordo come fosse ieri, la lezione 7 l'abbiamo fatta qualche settimana fa, ormai più di 2 mesi fa, penso, non ricordo come fosse ieri, lezione 7. Apriamo lo schermo, gli dico agli studenti: analizzatemi questo e-commerce. Brrr, in 3 secondi tutti mi hanno fatto un'analisi perfetta, mi hanno trovato gli errori, mi hanno dato le dritte, me l'hanno fatto loro. E tu dici: cavolo, ma la prima settimana non eravate in grado di fare questo, ma neanche la seconda, però poi dopo un po', siccome rivedi le cose, le impari, le macini un po', no? Dopo un po' è velocissimo, quindi anche se ti metto davanti a cose nuove, tu in 3 secondi riesci ad aggiornarti e riesci a capire come farle. E questa è la roba molto bella, cioè quando tu superi un certo punto, che è proprio veramente il punto di non ritorno, poi diventa super esponenziale. È come dire, chi ha tanti soldi, non so se conoscete l'interesse composto è quando lasci i soldi in banca o investiti o quello che è, e dopo un po' crescono così tanto che crescono ancora di più, che crescono ancora di più e va su. Per quello che chi ha soldi ha sempre più soldi. Quindi la parte difficile è l'inizio, staccare questo razzo da terra. Come quando stacchi il razzo da terra, non so se lo sapete, ma quando lanciano un razzo, l'80% dell'energia è per farlo staccare di 20 centimetri e poi il resto va con inerzia, no? Quindi tutto il resto col 20% dell'energia magari fa centinaia di migliaia di chilometri.
Questo è un po' quello che succede quando ti butti nel marketing digitale, quindi la conoscenza all'inizio sembra un gran casino acquisirla, ma dopo un po' si sblocca proprio questa cosa e dopo un po' che studi la materia diventa facilissimo, diventa veloce, diventa rapido. Il problema è che la maggior parte delle persone fanno così e quando si stanno per staccare da terra è come quando stacchi il razzo, tu pompi energia, non si stacca, molli e allora torna giù. È come abbassare la potenza. E quindi ovviamente non si stacca più da terra e poi devi ripartire per riprendere momentum. Per questo che se tu invece studi, ti impegni per 8 settimane, come insegniamo noi, 8 settimane è tutto quello che ti serve, 8 settimane e ti sblocchi, eh? Poi vai come un razzo. Questo è molto importante, ragazzi, sono delle cose che dovete comprendere. Lucio conferma un percorso eccezionale. Adesso rispondo alle vostre domande. Va bene, vado a cambiare la mia foto, metto il profilo bianco. Ecco, ottimo. Esatto. Cambiate, cambiate, ragazzi, cambiate la vostra immagine personale. Adesso rispondo anche a qualche domanda. C'è una domanda molto bella. Stamattina ho acquistato Accademia SMM il 25 inizio. Ottimo, grazie di cuore. Vi lascio il link di un video che mi ha dato lo sprint finale distruggiamo i dinosauri. Grande, grande Martina, benvenuta in Accademia. Ci vediamo il 25 per iniziare. Ho un dubbio riguardo alla figura del social media manager. Non è un modo di tornare ad essere dipendente, mi sembra un lavoro altamente vincolante e non così redditizio, a meno di lavorare 30 ore su 24. Ma assolutamente no. Guarda, Ropi, noi abbiamo studenti che con due o tre clienti già superano i 5.000 euro al mese. Con due o tre clienti, quanto lavori? Lavori 5-6 ore al giorno, non oltre. Poi noi quello che insegniamo è delegare il lavoro per crescere. Delegarlo sia alla tecnologia che a una o due persone che lavorano direttamente con te, cioè tuoi assistenti. È chiaro che se tu fai tutto, dopo un po' ti stanchi perché non puoi scalare. Quindi noi abbiamo SMM che arrivano a fare 8.000, 10.000, anche oltre 15.000 euro al mese. Come fanno però? A un certo punto delegano ad altri SMM apprendisti oppure ad un team e ti insegniamo come farlo. Non è una figura dipendente l'SMM, perché a differenza del dipendente, l'SMM è un professionista, quindi si organizza la giornata lavorativa in modo autonomo. Poi è chiaro, devi lavorare, non è che non fai nulla. Cioè, sfatiamo il mito del fare soldi online senza fare niente. Perché non esiste, è impossibile fare soldi online senza fare niente. L'unico modo di far soldi senza fare niente è quando ne hai così tanti che i soldi investiti ti generano di più di quanto fai lavorando, ma questo devi avere almeno 10 milioni da parte. Fino a quel punto comunque ci deve essere il tuo lavoro. Quindi quelle persone che pensano di acquisire competenze digitali per non fare nulla non potranno mai avere successo. Però l'SMM è un ottimo modo di creare rendite automatiche. Chiaro, ci deve essere, anzi semi-automatiche, ci deve essere una parte di tuo lavoro, però ogni cliente ti occupa massimo un'ora al giorno. E già calcola che con 3-4 clienti puoi arrivare facilmente a 5.000 euro al mese. Quindi lavorando 5-6 ore al giorno puoi già arrivare a 5-6.000 euro al mese. Poi è chiaro che da quel punto ti strutturi in modo da lavorare di meno e mantenere gli stessi guadagni o andare oltre. Abbiamo SMM che lavorano 4-5 ore al giorno, fanno 15.000 euro al mese. Non è male. Capito? Quindi è assolutamente possibile. Poi tu ti organizzi il lavoro, capito? Cioè è chiaro che il dipendente deve timbrare il cartellino. SMM invece è pagato a risultati, cioè deve fare determinate cose e tu ti organizzi quando farle. Sei in controllo del tuo tempo, sei in controllo della tua vita. Non è poco. Noi insegniamo anche tra i bonus, tra l'altro, di Accademia SMM, c'è un corso proprio dedicato all'automazione, cioè a come delegare la tecnologia poi. La pubblicazione dei post, lo sviluppo delle strategie, gli annunci pubblicitari. Ci sono ottimi sistemi che ti permettono di automatizzare. Ovvio, non è che non fai nulla, devi comunque buttarci un occhio ogni 2 o 3 giorni, però, cavolo, buona parte lo puoi delegare alla tecnologia. Quindi. Tu investi i tuoi soldi per generare soldi senza lavorare? Sì. Ma sono perfettamente consapevole che devi sempre, sempre, sempre avere un flusso di entrata. Sempre. Questo me l'hanno detto tutti i miei mentor. Tutti i miei mentor mi hanno sempre detto: se anche hai tanti soldi, non smettere mai di lavorare, di fare qualcosa che ti porta denaro liquido. Okay? Perché è chiaro, puoi avere degli investimenti che ti producono soldi. Per esempio, c'è gente che ha 10 case e dici: beh, c'ho 10 case, le metto tutte in affitto, vivo di rendita. Sì, ma poi arriva il Covid. E le tue case, la gente se ne va, non ti paga l'affitto, hai perso tutto, sei a zero. Quindi è interessante avere rendite automatiche, ma è altrettanto interessante avere sempre un business che, soprattutto un business anticrisi, o delle competenze altamente monetizzabili anticrisi, che ti permettono in qualsiasi situazione di non rimanere mai a secco. Perché
Per questo che per me le competenze sono veramente l'oro del nuovo millennio. Le competenze, competenze uguale soldi, ma anzi di più dei soldi, perché i soldi possono sparire, le competenze non te le toglie nessuno. Se hai competenze digitali, quindi sai prendere un prodotto e sai promuoverlo, non sarai mai povero, è impossibile. Se hai competenze tipo ottimizzazione di un e-commerce, ottimizzazione di un sito, io a volte, non sto scherzando ragazzi, faccio soldi senza volerlo. Non avete idea di quante volte magari conosco delle persone nella mia vita normale e mi dicono cosa fai, dico io sono un formatore, tratto marketing digitale, ho la mia azienda, facciamo formazione, facciamo i siti, diamo una mano agli imprenditori a crescere e formiamo liberi professionisti del digitale. Ah, interessante, sai che ho appena fatto il sito? Dai, fammelo vedere, guardo il sito e dico, ma scusa, cioè, questo sito non ha i bottoni cliccabili. Scusatemi che si è spenta un attimo la telecamera, ma ogni tanto, eccola. Dicevo, gli guardo il sito e gli dico, ma questi bottoni non sono cliccabili, manca il supporto, manca una live chat, manca questo, manca, non c'è il pixel di Facebook installato. Mi dicono, cavolo, come posso fare? Vieni, te lo sistemiamo, capito? Quindi a volte faccio soldi, tra virgolette, trovo clienti nella mia vita normale, perché sono competenze che servono, che ti possono servire con chiunque, anche proprio mentre parli, mentre vivi la vita, mentre, no? Quindi è molto utile questo. Proprio stamattina sono stata contattata da un consulente di un'altra azienda che propone corsi di marketing online. Ho risposto molto semplicemente che stavo seguendo i corsi di Matteo e nel conversare ho quasi venduto il mio prodotto. Si sono invertiti i ruoli. Grande Emanuela, grazie di cuore. Grande domanda di Fabrizio. Cosa significa per te il tuo primo micro risultato e quanto fiducia ti ha dato? Esatto, tornando al mindset, avere il primo micro risultato, ragazzi, è tutto. Non credete a quelli che dicono, ah, hai fatto 200 euro, che sfigato. Perché ci può stare, se tu guardi a livello proprio matematico, se lavori un mese per fare 200 euro, sei in perdita. È come se il tuo tempo valesse 10 cent l'ora. Perché è chiaro, anche mia mamma mi faceva questo risultato, cioè, sto discorso i primi tempi. Mi diceva, ma scusa Matteo, ma tu vuoi fare l'imprenditore, ma ti vedo lavorare tutto il giorno e guadagni 200 euro, 300 euro al mese. Quindi se tu calcoli le ore che tu lavori è come se prendessi 20 centesimi l'ora, ma non fa una piega. Il punto è che questa è imprenditoria, non è un lavoro dipendente. Quindi quando tu diventi più bravo, prendi più soldi, capito? Quando invece sei dipendente, diventi più bravo, probabilmente ti tolgono soldi, capito? O ti tengono lì. Quindi il primo micro risultato è fondamentale perché ti fa credere che è possibile. Ti fa credere che è possibile. E a volte io vengo anche criticato, ma io lo capisco, ragazzi, io lo capisco. Vengo anche criticato da alcune persone che però non conoscono il processo mentale che c'è dietro e mi dicono: ma Matteo, ma perché tu insegni alla gente a cambiarsi la foto su Facebook? Ma perché insegni a, che ne so, trovare 30 nuovi followers sulla tua pagina? Ma cosa serve sta roba? Non ti fa diventare ricco, ma non capisci che è il primo step? È il primo step perché io acquisisco sicurezza in me stesso. Vedo che è possibile e a quel punto faccio il miglio extra. È come dire, no? Quando vuoi perdere peso, sei 10 kg sovrappeso, tu non ti puoi vedere a perdere 10 kg subito perché non sei abituato, non credi che sia possibile. Ma se io ti metto sul tapirulano, ti porto a fare box con me, ti faccio perdere 1 kg e tu dopo una settimana ti metti sulla bilancia e hai perso 1 kg, tu dici, cazzo, è possibile, ne ho perso uno. Come ne ho perso uno? Ti motivi e dici, dai, adesso perdo il secondo, boom, e sono due, boom, sono tre, boom, sono quattro, e boom, giù a stampare soldi. Questo dovete comprendere. E mi rivolgo anche agli haters, voi non capite niente di questa roba perché non avete mai prodotto neanche un micro risultato. O perché avete il mindset compromesso e pensate che quel piccolo risultato non valga nulla. Non capite niente di sta roba, capito? Dovete darmi fiducia su questo, ragazzi, perché io conosco perfettamente i processi mentali e tecnici, strategici per produrre risultati e deve sempre passare da un micro risultato, perché è impossibile trasformare dall'oggi al domani il tuo business. È impossibile trasformare la tua personalità dall'oggi al domani. Se tu sei una persona molto, diciamo, molto debole, passatemi il termine, nel senso che spesso le persone tendono a prendersi gioco di te o comunque non ti ribelli molto, diciamo, la lasci sempre passare, è ovvio che non cambierai dall'oggi al domani, è ovvio che non diventi uno squalo dall'oggi al domani, però
Però piano piano, se io ti dico, dai, prendi questa mazza e la prossima volta che lo squalo ti morsica, tirali una bella botta in testa. La prima volta magari non gli pigli la testa, gli pigli una pinna e lo squalo dice, ai ai ai, mi hai fatto male, cazzo, e ti rimorde. La volta dopo tu sei più sicuro in te stesso, gli tiri una mazzata in testa e lo squalo se ne va. La volta dopo sei ancora più incazzato e non lo pigli neanche più a mazzate, te lo magni, capito? Te lo mangi tutto. Questo è come funziona il mindset, capito? Se guardate in molti film, perché io guardo spesso i film, e se, in molti film puoi imparare tante cose interessanti. Se guardi in Rocky, io sono fan di Rocky perché faccio box, mi piace tutto. Rocky, in Rocky 4, quando è contro Ivan Drago, ragazzi, enorme russo, avete presente il russo biondo, quello grossissimo? Rocky all'inizio le prende, poi a un certo punto gli tira un pugno, gli tira una botta qua e lui gli fa un taglio, piccolo, però gli fa un taglio. E a quel punto cosa succede? Che Rocky prende sicurezza in se stesso perché dice cacchio, gli ho fatto un taglio. Ovvio che da lì a vincere l'incontro ne devi ancora pigliare di botte. Però intanto gli ho fatto male, gli ho fatto paura. E a quel punto io prendo più sicurezza in me stesso e riparto a dargli i pugni. Capito? Fondamentale il primo micro risultato. Fondamentale è quello che ti cambia la vita. Non è poi quando fai 10K al mese che hai cambiato la tua vita. Quando hai fatto i primi risultati e trovi la forza di andare avanti e continuare a martellare. Capito? Il primo micro risultato aumenta la tua autostima e ti carica per andare avanti a fare sempre meglio. Ecco, Roberto dice ho già 100 persone paganti. Ottimo, non è un micro risultato questo, eh? Quindi ti stimo moltissimo per tutto quello che hai creato, ma per me che sono un artista emergente c'è possibilità di vendere quadri online? Sì, però devi creare il tuo pubblico, Maria. Sicuramente lo puoi fare, anzi, fattibilissimo, molti artisti lavorano online. Ma pensaci, la gente segue la roba online, ok? Devi però creare il tuo personal brand e promuovere le tue opere, farle vedere, condividere, condividere, condividere. E a quel punto puoi anche andare. Molti artisti sono diventati famosi su Facebook perché sono andati virali, la gente ricondivideva la loro roba. Quindi non so esattamente di cosa ti occupi, però il tuo obiettivo non è vendere, ma creare il pubblico di gente che ti segue e lì tu vendi, capito? Quindi è assolutamente fattibile. Io ce l'ho avuto il primo risultato, anzi più di uno, e ho fatto ancora prima di iscrivermi ad SMM. Grande. Mi piacciono, mi piacciono. Sai lanciare sul web una palestra in startup da un anno a causa Covid? Scusa la domanda, non ho capito bene se questo è il tuo mestiere. Sì, Giulia, scrivimi sulla mia mail, ti lascio la mia mail e vediamo come darti una mano. Ti lascio qua la mia email personale, info@matteopittaluga.com. Se avete un progetto, eccetera, Giulia, scrivimi, mandami il link a quello che hai fatto e tutto, una descrizione, vediamo come poterti aiutare. Andiamo di domande e risposte, così cerco di darvi una mano, ragazzi, e conoscervi un po' di più. Tu come scegli i tuoi formatori? Questa è una gran domanda. Gran domanda di Roberto. Allora, io un formatore lo scelgo, o un mentor, lo scelgo in base a quello che ha fatto, ma anche a che tipo di vita vive. Nel senso, avere un mentor che, ti faccio un esempio assurdo, che ti insegna come fare soldi, per esempio, non so, il mentor che ti insegna gli investimenti. E questa persona è mega sovrappeso, si alza in piedi, gli viene un infarto perché sta male, è tutto buio, vive male, eccetera. E non voglio che sia il mio mentor, perché sì, mi puoi insegnare come investire i soldi, ma io non voglio essere come te, capito? Quindi lo scelgo in base alla vibrazione, a quello che mi dà, e ovviamente deve essere una persona che ha fatto quello che insegna, ma che soprattutto continua a farlo, che secondo me è una cosa molto importante. Io personalmente, visto che insegno digital marketing, o comunque faccio consulenza e aiuto le persone ad avere successo con il digital marketing, ad oggi non ho mai delegato il mio marketing. Tutti gli annunci che vedete di Marketing Genius o anche per Alice, la mia compagna, li guardo tutti io personalmente. Perché se ti insegno a fare marketing digitale, ma non sono aggiornato al minuto, devo essere aggiornato ad oggi, al minuto di oggi, ad adesso, non posso insegnare, capito? E quindi scelgo in base a questo le persone. Deve essere una persona che mi ispira, deve essere una persona che ha una vita che io ammiro. E deve essere una persona che continua a fare sul campo quello che insegna. Queste sono le tre cose più importanti. Poi
Poi chiaramente i risultati degli studenti sono importanti altrettanto, però queste per me sono le cose più importanti subito. Vediamo qualche altra question. E un'altra cosa, secondo me, il mentor deve essere anche qualcuno con cui tu condividi comunque una visione della vita. Deve essere una persona con cui tu sei d'accordo nel suo modo di fare, nel suo modo di vedere la vita, eccetera, perché altrimenti non ti troverai molto bene con un mentor, perché dovrai ascoltarlo parecchio, pensaci, no? E devi ascoltarlo sempre, e quindi deve essere una persona che comunque ti piace. Quindi il mio mentor non deve solo insegnare, ma deve essere anche un esempio. Secondo me sì. Secondo me sì. Poi è chiaro, puoi imparare molte cose dalle persone, però chiediti obiettivamente, ma applicando queste cose, che tipo di... Cioè, tu secondo me devi scegliere un mentor anche in base al tipo di vita che tu vuoi vivere, ok? Cioè, è chiaro che se un mentor ti insegna a fare soldi, ma poi lo vedi che ha una relazione distrutta, ha una vita che fa schifo, non è in forma fisica, cioè, puoi prendere le competenze da quella persona, ma ti devi limitare a quello, ok? Non andare oltre, soprattutto cerca di capire come puoi applicarle al tuo modo di vivere. Questa è la mia opinione, almeno io scelgo così. Perché poi pensaci, tutti noi vogliamo fare un pacco di soldi, giusto? E non è sbagliato, anzi, secondo me è giusto. Però allo stesso tempo la vita non è solo il business, ma devi anche comprendere che ci sono altre aree. E se il business va bene, non ti deve portare via le altre aree della vita, deve essere comunque tutto in qualche modo bilanciato. Ti puoi sbilanciare per un breve periodo per lanciare il tuo business, ma poi devi avere una vita bilanciata e un mentore per me ti deve anche insegnare questo. Si può acquisire una mentalità da imprenditore senza una laurea? Sì, anzi ti dirò che la laurea non serve assolutamente a niente per acquisire competenze imprenditoriali, ma a nulla proprio, cioè zero, meno di zero. E ne ho parlato varie volte nelle mie dirette, nelle mie cose. Io mi sono laureato, lo rifarei subito. La laurea ti dà competenze utili, ti insegna ad avere un metodo di studio, ti allena la memoria, ti insegna a scrivere. Scrivere in modo corretto, ragazzi, non è così facile, eh? Cioè, bisogna saper scrivere bene quando uno scrive le mail o si presenta, fa una lettera di vendita, quello che è. Quindi impari a scrivere in modo corretto, impari la grammatica, hai un'ottima cultura se hai fatto l'università, perché comunque studi tanto. Sviluppi un ottimo mindset perché comunque sei resiliente, cioè riesci a superare anche le difficoltà che ti dà lo studio e tutto, devi essere una persona così. Però per il resto, ragazzi, università zero proprio, se vuoi fare business zero, 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 nulla proprio, il nulla. Poi ovvio che in certi settori è fondamentale laurearsi. Se vuoi fare l'avvocato o il medico non puoi senza una laurea. Però, come dico sempre io, deve essere sempre affiancata dallo sviluppo di capacità altamente monetizzabili. Perché una cosa è l'avvocato che ha fatto tutta, si è studiato i pacchi di libri, eccetera, e va bene così, può essere preparato. Ma l'avvocato che ha studiato i pacchi di libri e in più ha un mentore, quindi va a vedere effettivamente le udienze, si studia i casi pratici, va a vedere le cose, le fa, e quello diventa forte. Capito? Quindi devi sempre approfondire con capacità altamente monetizzabili, sempre. Però sfattiamo questo mito dell'università, ragazzi, l'università ha fallito, punto, non ci piove su questo. Poi so che ci sono persone che mi criticano su questo, ma io ragazzi vi devo dire quello che penso, l'università ha fallito completamente, cioè ve lo garantisco, l'ho visto in tutte le persone che l'hanno fatta, mi dicono tutti le stesse cose, tutti. C'è gente che studia economia e poi mi dice, cavolo Matteo, ma io ho fatto un workshop di 2 giorni con te, ho imparato più cose che all'università. C'è gente che in un solo video gratuito su YouTube, non dico i miei video, ma anche di altri mentors, in un video impara di più che in 3 anni di università. Ma perché? Perché l'università non ti prepara per il mondo odierno, non è aggiornata, non ti spiega le cose pratiche della vita. Io ho studiato lingue, ho studiato inglese, mille esami, mille cose, linguistica e tutto. Poi sono andato in America, sentivo la gente parlare e dicevo: ma che è un'altra roba? Parlano un'altra roba, dicono altre cose, espressioni diverse, parlano in modo completamente diverso. Quindi sì, ti serve ad avere le basi, ma poi devi sporcarti le mani, devi andare sul campo e per far carriera all'università non serve a niente, ma completamente a nulla. Cioè, fatela, se potete, fatela, vi serve. Ma vi serve per altre cose che poi vi servono nella vita, di certo non per fare carriera. Questa è la mia opinione. E lo dicono anche grandi imprenditori, non lo dice Matteo che è piccolino. Allora, andiamo a vedere ancora un po' di questions. Allora, vai di domande ragazzi, intanto mi bevo un goccio di caffè e poi volevo parlare di un'altra cosa, intanto che arrivano le domande.
Allora, parliamo un po' del discorso di cambiare la propria carriera professionale. Ovvio che è difficile fare il salto, ok? Quindi, soprattutto per chi ha già un lavoro e vuole cambiarlo, non so se è la situazione di qualcuno, fatemelo sapere nei commenti, ma se avete già un lavoro e volete cambiarlo, è difficile fare il salto. Non fatelo immediatamente. La situazione di tante persone è quella di faccio un lavoro che non mi piace, lo voglio cambiare. Allora, se tu fai l'errore che ho fatto io, ti trovi poi nei casini, perché io dal nulla ho mollato il mio lavoro da dipendente, facevo il cameriere, anzi ero in realtà restaurant manager, però sparecchiavo i piatti lo stesso, detta tra noi. Sono andato in Australia a maggio 2012, o 2011, scusatemi, in Australia l'ultimo giorno di lavoro io sono andato, mi sono tolto i vestiti, li ho buttati nel fiume, ci sono anche i video, c'è il mio video su YouTube, lo trovate, dove racconto questa storia. Io ho mollato il mio lavoro dipendente perché ogni giorno era una morte. Cioè, sai quando senti proprio morire dentro di te la tua musica? Senti morire dentro di te la tua musica. Io sapevo di valere di più, eppure ero lì a sparecchiare i piatti, a prendere gli ordini, a portare da mangiare alle persone, che va benissimo, mi è servito. Mi ha fatto mettere da parte dei soldi, mi ha fatto conoscere tante persone, avevo comunque creato una carriera che era ok nel mondo della ristorazione. Io dal 2008 facevo il barista, poi ho fatto il cameriere, il manager ed era il 2011, quindi comunque ho fatto quei 3-4 anni belli, dove ho anche messo via dei soldi, è stata una bella esperienza. Però io ero lì, ragazzi, non lo scorderò mai, ero al Mackay Grand Suite, un albergo bello di Mackay, che è una cittadina in Australia, nel Queensland, ero in questo hotel molto bello. Prendevo gli ordini e poi la sera, quando, visto che ero assistant manager, comunque ero sempre lì. La sera, quando se ne andavano i camerieri, io rimanevo fino a tardi a fare il room service. Quindi suonavano chiamavano dalle camere, passavo l'ordine allo chef e poi andavo su a portargli da mangiare. Io mi ricordo, ragazzi, di questa scena. Mi ricordo che camminavo con il carrellino del room service, del servizio in camera, ero lì che spingevo e mi guardavo attorno. C'era questo corridoio lunghissimo dell'hotel. E io camminavo in questo cacchio di carrellino, guardavo fuori, vedevo la luna, vedevo la città, e a un certo punto mi sono guardato e mi sono detto: ma Matteo, ma che cazzo stai facendo? Ma cosa stai facendo? Cioè, in questo infinito mare di opportunità, in questa infinita, in questo infinito oceano di opportunità che ci dà la vita, tu, Matteo, stai facendo le stesse cose ogni giorno. Ogni giorno sei in questo ristorante, ogni giorno prendi gli ordini, ogni giorno spingi il carrellino e porti a mangiare le persone nelle stanze. È comodo, sì, è comodo, perché obiettivamente non facevo quasi nulla, era molto easy quella vita. Però realmente è quello che vuoi. Cioè, tu realmente vuoi andare avanti così? Là mi sono guardato e mi sono detto: cacchio, io non sono felice. Non fa per me, mi fa schifo, non ce la faccio più. Io ero al limite, non ce la facevo più. Mi sentivo morire dentro. E a un certo punto, tra l'altro, in quel periodo, mi è venuto anche un certo dolore al petto. Io ho questo male al petto fortissimo. E mi sono anche preso male perché mi sono detto: ma vuoi dire che c'ho un infarto? Poi dico: ma è assurdo, dai, cioè, ho 25 anni, come faccio ad avere un infarto? Però sono andato comunque a fare gli esami e il medico mi ha detto: guarda, secondo me tu sei un po' stressato, perché il cuore è a posto, ma è un po' la pressione alta, insomma, c'è qualcosa che qua non quadra, non è che sei stressato, eccetera. Allora lì ho capito che stavo facendo una vita che non volevo. E quando il corpo ti inizia a dare i segnali, ai 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 ai, vuol dire che questa men dalla mente è andato ben giù, il tuo problema è entrato in tutto il corpo. Allora mi sono detto: mollo tutto, mollo tutto. Allora sono andato al fiume e ho buttato tutti i vestiti e sono tornato a casa, ragazzi, con la gente che mi faceva le foto, perché era un sabato sera, mi prendevano tutti in giro, pensavano che fossi un ubriaco che girava. Penso di essere. Ai tempi non c'erano gli smartphone, ma c'era, forse qualche smartphone c'era. Avevano le fotocamere, mi prendevano tutti per il culo quella sera. Sono passato in mezzo alla via piena di gente, c'era la via dei bar e io abitavo in fondo alla via dei bar. Sono passato lì con tutta la gente che mi faceva le foto, rideva e tutto, perché ero nudo, ero in mutande e calzettini. Torno su a casa e dico: io mollo tutto, basta, cambio vita, no? Però è pesante fare questo, perché dal nulla tu è come morire e devi rinascere, capito? Allora io l'ho fatto, però è stato pesante, perché poi i risultati subito non arrivano, devi comunque, perché io ero partito da zero, cioè. Capisci, non avevo competenze per fare l'imprenditore o per fare il marketing digitale, nulla, facevo il cameriere. Quindi era chiaro il settore in cui volevo essere perché volevo più libertà e autonomia, ero già lì a cercare how to make money online, come fare soldi online, ero già lì a cercare queste cose.
Però è chiaro che non avevo le competenze, no? E ci è voluto un bel po', perché c'è tutto il pezzo che acquisisci le competenze, vai su, poi c'è il primo micro risultato e poi vai a spaccare. Però è un periodo un po' lungo, magari ci vogliono mesi. Quindi, e poi dipende da ognuno, perché c'è chi è più veloce, chi è più lento, ma tutti ci arrivano. Quindi è chiaro che io ho mollato tutto ed è stato pesante. Quindi il mio consiglio è, se tu hai già un lavoro, non fare il mio errore, tieniti il tuo lavoro. Extra le ore che puoi, la sera o il weekend, ti prendi un po' di tempo e ti studi le capacità altamente monetizzabili, ti iscrivi in Accademia SMM, ti iscrivi, io ti garantisco che in 8 settimane tu sei un'altra persona e non devi mollare il tuo lavoro, lo puoi fare extra, ok? Lo fai a parte. Tra 8 settimane vedrai che persona sei. Sei una persona completamente diversa. Se te la senti a quel punto, ti metti in azione, appena inizia a decollare la tua carriera, molli il tuo lavoro. Ma mai farlo subito, mai, perché è un errore, perché se poi hai dei rallentamenti, dei problemi, ti manca il flusso di cassa, come quello che mi ha detto prima una persona, mi ha detto, ma tu investi in rendite passive? Sì, investo, cerco di fare, di aumentare i miei guadagni con le rendite passive, però non perdo mai di vista comunque i business liquidi, ok? Ed è un po' la stessa cosa che tu devi fare quando passi da avere un lavoro da dipendente a fare l'imprenditore o social media manager. Ok? Non perdere il tuo lavoro, non licenziarti, aspetta un attimo, acquisisci le competenze, poi fai il salto e vai all in. Fidatevi ragazzi di questa roba perché ho aiutato centinaia di studenti a mollare il loro lavoro. Se vi va, andate su, vi faccio vedere la pagina, c'è bsupergenius.com/storieaccademia, ve lo faccio vedere. Faccio vedere questo. Ecco, in questa pagina, bsupergenius.com/storieaccademia, qua trovate le storie di studenti miei che volevano cambiare lavoro, adesso sono diventati social media manager. Vedete, qua trovate tutti i loro video, da venditore a social media manager, da comandante yacht a professionista digitale, e da agente immobiliare a professionista del digitale. Abbiamo tantissime storie di studenti. Alcuni di loro hanno lasciato proprio il loro lavoro completamente, si dedicano a fare i professionisti digitali, altri invece hanno scelto di farlo come extra, quindi anche con uno o due clienti solamente per aumentare le proprie entrate. Altri invece hanno completamente cambiato vita e hanno costruito un'attività importante. Questo dipende da ognuno, ognuno ha i suoi tempi, ognuno ha i suoi obiettivi. Però ecco, sicuramente è possibile per tutti, sicuramente lasciare il proprio lavoro. E dipende chiaramente da quanto uno si impegna, però è assolutamente fattibile per tutti. Allora, quanto pensi che sia importante l'isolamento? È importante. È importante isolarsi per capire chi sei, per studiare, acquisire competenze altamente monetizzabili, soprattutto se l'ambiente attorno a te non è potenziante. Quindi è chiaro che se vivi in un ambiente che ti butta giù, quindi non hai persone attorno a te che ti aiutano ad evolverti, è molto meglio stare da solo. Io non ho mai patito la solitudine, mai patito la solitudine, perché sapevo che frequentando le persone che frequentavo, soprattutto quando ero in giro in Spagna, ho lavorato a Ibiza, sapendo che stando con quelle persone che erano tutto il giorno a fare feste, non sarei diventato una persona di successo, sarei diventato come loro, che a 40 anni stanno morendo perché si sono fatti di ogni tipo di droga. E detto, quindi via, via queste persone dalla mia vita, mi isolo, sto da solo e cambio la mia vita. I miei coinquilini a Ibiza praticamente si fumavano canne dalla mattina alla sera e pensavano solo a cosa fare il sabato, vivevano per quello. E allora capisci che queste persone non hanno grande successo poi nella vita. Io non ero così, io volevo altro, volevo di più. Quindi mi sono isolato, mi sono fatto il mio periodo, bello lungo anche, avrò fatto più di un anno in isolamento, dove proprio veramente isolamento, cioè non frequentavo nessuno, ma neanche le ragazze, niente, da solo, studiare, acquisire capacità, io volevo cambiare la mia vita, io volevo cambiare la mia vita, ragazzi, non c'è niente da fare, io volevo cambiare la mia vita, perché molte persone dicono di voler cambiare la loro vita, però poi non fanno azione, non si separano dall'ambiente depotenziante perché non vogliono lasciare indietro i loro amici, non vogliono separarsi. Capito, da queste persone che li trattengono in questa dimensione e allora non cambiano vita. Capito? Quanto tempo ci vuole per diventare un SMM freelance per chi parte completamente da zero? Alcune persone anche in 8 settimane ce l'hanno fatta a lasciare il loro lavoro e tutto. Per la maggior parte delle persone ti dico dai 3 ai 6 mesi. Se
se ti impegni dai 3 ai 6 mesi, puoi lasciare il tuo lavoro. Chiaramente non te lo posso garantire, Vincenzo, perché dipende da quanta azione farai, però è assolutamente possibile se ti impegni. Abbiamo anche persone che in 12 mesi, in 12 mesi, da zero, ti sto parlando di nessuna competenza, hanno fatto più di 8.000 euro al mese, fanno più di 8.000 euro al mese in 12 mesi, che sono grandi risultati, perché in 12 mesi, ragazzi, non so quale lavoro ti porta a fare da 0 a 8K. E poi abbiamo persone che nel giro di 6 mesi hanno lasciato il loro lavoro, fanno 1.500, 1.700, 1.800. Però da social media manager, cioè sei padrone del tuo tempo, che è molto interessante. Può essere un secondo lavoro? Sì, Leonardo può partire come secondo lavoro, poi se vuoi può farlo diventare il principale. Io vi lascio il link in descrizione con tutte le informazioni su Accademia SMM. E iscrivetevi ragazzi perché le lezioni partono lunedì e vi voglio veramente a bordo di questa avventura. Vi voglio a bordo di questa avventura. Vi prendiamo per mano in 8 settimane e vi spieghiamo bene come lavorare da social media manager. C'è tutta la parte anche proprio che ti spieghi i doveri, cioè che cosa fa un social media manager. Ti spieghiamo quali azioni devi fare, cioè quali sono le tue mansioni e quelle che non devi fare. Cioè, social media manager non è un programmatore, non è un grafico, ok? Social media manager crea contenuti, quindi fa dei post. Sì, qualche grafica la deve fare, ma cose semplici che ti insegniamo a fare. E ottimizza la struttura digitale dell'imprenditore. Ti insegniamo come acquisire un cliente, come firmare un contratto, ti diamo anche i contratti e da lì si parte. Ti insegniamo a ridisegnare il posizionamento di un imprenditore o di un'azienda, quindi andare a capire per cosa vuole essere conosciuta questa persona. E quello che si fa in pratica è che ogni azienda ha un punto di forza, però è un punto di forza sconosciuto. Quindi ogni imprenditore, ogni singolo cliente che avrai ha un punto di forza, un superpotere, però lui non lo sa. Allora, il lavoro del social media manager è quasi da psicologo, cioè ti devi mettere lì con l'imprenditore e dirgli: ma tu, qual è il tuo superpotere? Cioè andiamo a capire perché fai questa professione, qual è il tuo punto di forza, cioè cos'è che i tuoi clienti ti dicono che sei proprio il migliore a fare? Appena lo trovi, punti tutto il marketing su quello, vai all in e punti su quello. Può essere un punto di forza, possono essere due, possono essere tre. Solitamente sono massimo tre. Quelle tre cose che tu dici, vado all in e inizio a creare contenuti su quello, inizio a far conoscere quella persona su quello, ti insegniamo come farlo, da lì gli porti i clienti, boom, fatto. Quindi lo facciamo anche nella pratica in 8 settimane. Quindi esci da lì che hai un lavoro in mano, cioè lo sai fare. Ti stimo, la tua storia è simile alla mia, grande Margherita, mitica. Continua a credere in te stessa, nelle tue possibilità. Questo è il consiglio che ti do. Mai mollare, ragazzi. Sei mai stato in overdose di skills fino ad andare in confusione? Quando sei confuso, celebra. Ma il mio consiglio è meglio in overdose di skills, quindi meglio imparare troppa roba che non sapere nulla, eh. Poi c'è anche un meccanismo normale, cioè anche quando tu impari troppo, il tuo cervello tende a eliminare quello che non ti serve, quindi poi ti rimane quello che ti serve, quindi ben venga a sapere troppe cose. L'iperfocus, ecco, infatti, capisci chi sei e cosa puoi fare, non è semplice, ma se hai il coraggio ce la fai. L'iperfocus, infatti, è il segreto. Quando tu inizi a avere troppo materiale da studiare, perché a volte uno si incasina la vita, tu sai cosa fai? La legge dell'all-in. Poche cose fatte bene e metto il focus su quelle. Quindi a un certo punto dici, oddio, no, ci sono un sacco di cose da imparare. No, prendi solo quelle che ti servono. Io nei miei corsi non insegno cose, no, ce ne sarebbe da studiare di roba nel digital marketing, ma poi alla fine, ma cosa te ne fai? Ma cosa te ne fai? Qualcuno mi dice, Matteo, ma perché tu non insegni il SEO? Fare SEO è importante. Sì, ma cosa te ne fai? Ormai i posti su Google sono tutti presi. Allora, io non ti insegno a fare SEO, ti insegno a fare un annuncio su Google, ma fatto bene della vita, che si posiziona sopra tutti gli altri. Allora capisci che poche competenze, ma che conosci, poche cose, ma fatte bene, spaccano. Bruce Lee diceva sempre, non temo un uomo che ha praticato 1.000 calci diversi. 1.000 tecniche diverse, ma temo un uomo che ha praticato un calcio solo per migliaia di volte. Ma è vero, eh? Tu pratichi una tecnica 1.000 volte e diventi più forte. Quindi non ti serve sapere tante cose, ti serve sapere quelle poche che ti servono e saperle fare da Dio. Benissimo. Infatti, io ho visto anche grandi brand, grandi business che sono forti su un social, uno. Quindi Facebook o YouTube solitamente o Instagram. Basta. Poi c'è gente che dice sì, ma adesso c'è TikTok, no, ma adesso c'è Twitch, allora andiamo a impararci a fare le dirette su Twitch. Sì, ma cosa te ne fai? Diventa forte su una cosa. E così tu ti prendi il mercato, quel mercato. Non hai bisogno di migliaia di persone, eh. Guarda che con 100 clienti in qualsiasi business già spacchi. E
E da social media manager, 5 clienti, beh, fai già 5-6 mila euro al mese, facile. Quindi partiamo da quello, poi, no? Poi spacchiamo. Posso ripetere il corso? Scrivi al supporto, Alex, per vedere come fare. Scrivi al nostro supporto. Se hai perso le lezioni, vediamo il modo di fartela avere. Non vedo l'ora di iniziare l'Accademia SMM. Dai, 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 non vedo l'ora anch'io, sarà una roba epica. Ok ragazzi, vado in chiusura, come sempre siete stati strepitosi, vi lascio in descrizione il link per Accademia SMM, vi lascio anche il sito, è accademiasmm.com, fate azione, unitevi perché lunedì iniziano ufficialmente le lezioni e ci dovete essere tutti. Fatelo per voi ragazzi, fatelo veramente per voi, perché se ci pensi, qual è l'alternativa? Cioè, se non fai azione in questo periodo storico, che è quando c'è bisogno di questa figura professionale, che è quando puoi veramente trasformare la tua carriera. Non so in futuro come sarà, quindi parti adesso, dammi fiducia su questo. Parti adesso, se sei alla ricerca della tua rivincita professionale, se vuoi lasciare il tuo lavoro, se vuoi creare una professione extra o semplicemente se vuoi creare per la prima volta qualcosa di tuo con le tue mani, perché nella vita non hai mai avuto la possibilità di finalmente, cioè di realizzarti, di dimostrare anche a te stesso o a te stessa il tuo valore, questa è la sfida che io ti lancio. Unisciti ad Accademia SMM e insieme ci prendiamo la tua rivincita, perché in questo 2021 vinciamo insieme. Un abbraccio ragazzi, ci vediamo lunedì con l'inizio delle lezioni. Il link è qui.